Mercatini, presepi, borghi illuminati dalle candele, laboratori, concerti, spettacoli e tutta l'atmosfera avvolgente del periodo più magico dell'anno. Torna al Natale che non ti aspetti, l'evento coordinato dall'Unione delle Proloco di Pesaro Urbino e promosso dalla Regione Marche e dalla provincia di Pesaro Urbino, che torna in presenza in tutta sicurezza. A partire dal 27 novembre 2021 fino al 6 gennaio 2022, tante iniziative sparse in più di 20 comuni della provincia riempiranno il cuore di grandi e piccini con la magia del Natale. Siamo orgogliosi di ripartire in presenza con i nostri volontari e i nastri di partenza più in forma che mai, ha dichiarato il presidente dell'UMPL provinciale Damiano Bartocetti. È un'edizione importante perché ripartiamo dopo il Covid con 25 eventi dedicati al Natale che non ti aspetti della provincia di Pesaro Urbino. Abbiamo già 150 di pullman prenotati da tutta Italia, è un grande successo, è un motivo di orgoglio per le Proloco della provincia di Pesaro Urbino, ma credo per tutta la regione Marche. Gli appuntamenti, quelli più importanti, saranno il 27 da Monbaroccio perché inaugureremo la rete del Natale che non ti aspetti della provincia di Pesaro Urbino. Il 10 dicembre Rosso Speranza accenderemo un fascio di luce su tutta la regione Marche per ancora di più accattivare il progetto del Natale che non ti aspetti. C'è un grande aiuto, una grande attenzione da parte della Regione Marche per quello che deve diventare un evento d'eccellenza del centro Italia, che lo sta già diventando, ma ancora di più puntiamo a fare meglio, e soprattutto con il protocollo che firmeremo d'intesa con i mercatini di Bolzano il 2 e il 3 di dicembre, che suggella un successo straordinario di quello che i nostri volontari fanno nel nostro territorio. Riteniamo che sia un'attività particolarmente preziosa quella delle Proloco per la promozione del territorio, le attività turistiche, in questo caso natalizie, ma che mettono in evidenza le bellezze dei nostri territori, le tipicità dei nostri prodotti, le particolarità dei nostri borghi. Ecco, credo che sia un qualcosa da esportare anche in altre province della nostra regione. Conseguentemente abbiamo voluto dare questa centralità. Inoltre, il Natale che non ti aspetti ripete e rinnova l'edizione digitale attraverso una serie di momenti social con cui sarà possibile interagire attraverso la pagina Facebook dedicata. È possibile trovare tutte le informazioni su eventi, orari nei vari comuni della provincia sul sito ilnatalechenontiaspetti.it. L'idea è quella di partire dalla provincia di Pesaro Urbino per poi rilanciare l'evento in tutte le Marche, ha affermato l'assessore regionale Francesco Baldelli. Uno straordinario strumento di moltiplicatore degli investimenti che vengono destinati all'evento stesso del Natale, ma anche un evidente sostegno al PIL marchigiano mediante la destagionalizzazione turistica. Una novità su cui stiamo lavorando per il prossimo anno, ha continuato Baldelli, è un progetto per promuovere la nostra regione, il turismo e le iniziative natalizie. Si tratta del Christmas Rail, ovvero un treno che partirà dal capoluogo regionale per poi raggiungere le altre province. In provincia di Pesaro Urbino ci arriverà mediante la tratta ferroviaria Ancona-Fabriano-Sassoferrato-Pergola, aperta, riaperta ultimamente dalla Regione Marche, da Fondazione FS e da Rete Ferroviaria Italiana, ma quella è una linea ferroviaria che può comunicare e mettere in contatto tutte le province marchigiane, quindi dal capoluogo regionale fino alla provincia di Pesaro Urbino, ma anche verso Macerata con la Fabriano Civitanova Marche, da Civitanova Marche arrivare anche a Porto d'Ascoli e ad Ascoli Piceno, per un Natale tutto da scoprire, dove il Babbo Natale il prossimo anno nella nostra regione arriverà proprio con il treno e con il Christmas Rail. Christmas.